Buonasera gente, buonasera, come va? Spero tutto bene, bella ragazzi, bella Infamous, bella Kuro, bentornata, grandissimi signori, vi racconto una storia. È una storia triste, però si è conclusa, penso bene. Sostanzialmente cosa succede? Io utilizzo, facciamo un attimo di chiacchiere, utilizzo un programma per streamare che si chiama Streamlabs, no? Cioè non è il programma, è la piattaforma che supporta il count di chi ti vede, gli iscritti, questa roba che c'è sopra di me, lo fa tutto Streamlabs, no? Sono un po' di mesi che Streamlabs mi dice, guarda che abbiamo creato un'app per il desktop che ti mette insieme tutto quanto, no? Tutti i programmi che tu usi, io uso OBS, Streamlabs, insomma un po' di roba, te li mette tutti insieme e basta scaricarla, è facilissimo, la scarichi, la installi e il gioco è fatto, si autoconfigura, è una figata e ti abbassa del 25% la fatica che fa il tuo computer, no? Ho detto, beh, che figata, ma devo assolutamente provare questa roba, no? Assolutamente. Allora alle 20:38, no? Con neanche mezz'ora prima dell'inizio della live, mi sono deciso di installare questa roba. Fatto sta che mi aveva sputtanato tutto quanto. Magari ho sbagliato qualcosa io, non lo so. Però mi aveva sputtanato tutto, ragazzi. Cioè, avevo tutte le mie impostazioni, tutte enormi, tutte le grafiche, tutto sballato, insomma, un macello esagerato. E niente, ho dovuto... Sai quando fai una roba, no? E ti rendi conto che hai fatto una cazzata e hai poco tempo e devi tornare all'anno zero quando non avevi fatto quella cazzata e devi farlo in fretta perché la live inizia fra poco e a me scoccia iniziare in ritardo. Cioè, se dico 21 e si inizia a 21, insomma, no? E alla fine ce l'ho fatta, almeno penso di avercela fatta, non lo so, non sono sicuro di avercela fatta, però se tutto funziona come dovrebbe, possiamo dire che ce l'ho fatta, sì. Comunque, signore, questa sera, Jerko ha dato un computer schifoso come il mio, dipende che computer hai, Infamous, me lo devi mandare, le statistiche del tuo PC, mi servirebbe per il mio canale. Bella Alex, breve storia, sì, brevissima, storia triste, però dovrebbe essere tutto a posto. Buonasera, Emo, al supermercato, signora, perché non fate la coda? Oh mio Dio, sto proprio così male con i capelli corti. Buonasera Emo, grandissimo, è arrivato Emo, quando arriva si sente. Stavo vedendo la casa di carta, la casa di carta. Comunque signori, questa sera è stata molto importante perché si finisce con Detroit, Becomes Human, dovremmo essere praticamente alla fine, però riavvolgiamo l'ultimo capitolo perché era andata malissimo, erano successe cose terribili che proprio io non accetto che muoia determinata gente in questo gioco, quindi la riavvolgiamo. Spero si possa fare questa cosa. Riavvolgiamo, ripartiamo con quel capitolo che stavamo facendo, concludiamo Detroit e iniziamo Heavy Rain. Tutto questa sera, insomma, sarà una serata bella, bella piena. Io spero di aver installato Heavy Rain. Ho installato Heavy Rain? Oh cazzo. Mi è sorto ora il dubbio. Penso di aver installato... Sì, boh, lo scopriremo, insomma, no? Hai fatto una meccanicina. Cosa vuol dire? Alex, è vero, però purtroppo dicevo che era probabile che io sarei potuto stare più in live e le cose non sono andate nel verso in cui dovevano andare e quindi di buono c'è che non rimango a casa dal lavoro, che è una cosa positiva, e di negativo c'è che non potrò essere in live come speravo di poterci essere. Un po' mi ha rammaricato questa cosa, infatti quando mi hanno detto che non sarei più rimasto a casa al posto che ogni persona normale avrebbe detto «Oh, vai, che figo, che bello!» Io ho detto «Ah!» Grazie. Una carneficina. Non è una carneficina perché sono macchine, quindi una meccacinina, giusto? Sì, i robot sono macchine, giusto. Quindi signori, ci facciamo piccoli. Tac, eccoci qua, perfetto. C'è un po' di sfarfallamientos, però adesso lo sistemiamo. Puoi mettere il 480, ma Alex, io penso che non dipenda da me purtroppo questa cosa, sinceramente. Io il buffering l'ho abbassato e teoricamente adesso dovrebbe essere possibile vederla anche a meno di 1280p per 720. Però non dipende seriamente da me questa cosa. Non dipende. La tipa ci chiede, oltretutto, esatto, rispondi no, parte subito Emo così. La tipa ci chiede... Siamo amici, ma ovviamente siamo amici, oltretutto l'ho anche salvata, ho fatto sì che il tizio non gli sparasse in testa, quindi siamo super amici, ma perché no? Ma siamo super amici, ma stai scherzando? Siamo tipo più amici degli amici, quelli super amici proprio, siamo amicissimi, siamo amici per la pelle. Secondo me siamo amici. Siamo amici, ma ovviamente. Concordo. Ah, grandi. Niente vieta a umani e macchine di essere amici, giusto? Giusto. Intendo... Mi fa piacere il suo sì.
Cos'è? Sta facendo una faccia? Sta a posto? Non lo so. Presa male. Oi. Cosa ho detto? Siamo amici? Sì, ho risposto. Non va bene? Cos'è? Niente. Non lo so. È presa male. Allora, capitoli. Questa è la sua cronologia. Mostra quali parti della storia ha vissuto e quali deve scoprire. Può verificare le scelte degli altri giocatori e fare molte altre cose. Può usare la cronologia per rigiocare da un punto qualsiasi della storia, ma chi mi ha progettato raccomanda di affrontarla almeno una volta senza interruzioni, a prescindere da ciò che accade. No, cara! La sua storia. Cazzo, non doveva dire questa cosa qua. Non doveva dire questa cosa. Sarà comunque la sua storia. Sì, ok, però... Però non è vero. Non è giusto. Io voglio rigiocarla perché siamo arrivati alla fine e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente, quindi io lo rigioco. Devo fare... Per rigiocare un capitolo, come si fa? Sui Gekonauti te lo scrivo le statistiche del mio computer... Anzi, dei miei computer sia il portatile che fisso. Considera che un portatile dura che riesca a farti fare recording o roba simile. Un fisso è più probabile, però dipende molto da scheda grafica, processore. Fa tantissimo il processore, la RAM che hai. Carica checkpoint. Sì, perché noi eravamo andati avanti, torni nella cabina, ti tutt'alli, lullà. E succedevano cose che non dovevano succedere, ma non mi ricordo... Ah sì, vedi, il diagramma di Kara. Sì. Dobbiamo ricominciare da qua. Da questo. Connor che arriva a Ferndale, dove ci sono i graffiti, e guarda i graffiti. Ricominciamo da qua. Sì. Salva i miei progressi, cioè poi in precedenti verranno sovrascritti. La storia viene aggiornata mentre giochi, non salvare... Sì. Sì, sì. Annulliamo, via. Una bella mano di bianchetto su quello che fu e scriviamo una nuova storia. Assolutamente. Assolutamente. È stata una morte terribile, Kuro. Sì, non si poteva non tornare indietro. Ma proprio perché ho sbagliato a premere, cioè non ho capito la gravità del momento, non ero in me, non, assolutamente non può essere quella la fine di Kara e Alice. Non può e non deve essere quella. Hanno fatto una storia bellissima, oltretutto con anche Luther, quindi sono riuscito a tenermi anche Luther fino alla fine. Non se ne parla proprio di perdermi Kara e Alice alla fine, non se ne parla neanche, guarda. Cioè, mi va bene la guerra, androidi, umani, va benissimo, tutto quello che vuoi, ma Kara e Alice che ci crepano così, no, assolutamente. Bella Gian, buonasera, grandissimo. E quindi ce lo ricarichiamo, me lo sta ricaricando, spero di non aver ricaricato il primo capitolo, tipo, no, ho fatto l'ultimo, vero? Quanto indietro sto tornando, oh mio Dio, adesso ho l'ansia di aver sbagliato a ricaricare, ma non penso, dai, ho ricaricato quello giusto. Secondo me sì, cioè saremo un po' indietro, ma non saremo tantissimo indietro, è giusto un capitolo, vero? Eccolo lì, perfetto, perfetto, giustissimo. Connor che va alla ricerca di Jericho. Giustissimo. Cerca i simboli, come fece Marcus quando arrivò a Jericho per la prima volta. Ovviamente Connor ci mette una frazione di secondo e mezzo al posto di Marcus, perché Connor è un super genio e quindi ci mette molto di meno. Qua abbiamo... Oh, belle, camminate, respirate, state bene, l'importante è quello. Che i sassi si assomigliano. S'assomigliano, sì. S'assomigliano. Qua c'è questa parte in cui loro si avvicinano alla barca. In cui però non c'è nulla da fare sostanzialmente perché... Perché dura pochissimo, a meno che qua non ci sia qualcosa da prendere, tipo, non lo so. No. Adesso vedi che troverò altri mille modi per farmi crepare care Alice, tipo mille modi per morire, la roba che fanno su che fanno su D-Max. Ok, per chi l'ha già visto, ragazzi, ci rivediamo questa parte e ci vediamo un'altra sfumatura, come la storia deve andare e non come è andata.
per chi non l'ha visto, solo in questo capitolo ci sono rivelazioni molto importanti, roba molto pesante, soprattutto riguardo a Kara ed Alice. Qua parlano della manifestazione che abbiamo fatto con Marcus, che è sfociata in una rivolta contro la polizia. È stato molto divertente, oltretutto. Dai, buona qua, seduta. Mi raccomando, non morire. Resta vivo, non prendere fuoco. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Che però, riguardo al fatto di quello che diranno dopo di Alice, ci sono un po' di cose che ci pensavo in questi giorni che non mi tornano, eh. Però ne parliamo dopo. Cercare questo Marcus. L'autobus parte tra due ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al... Perché lui le dice: ti devo parlare, ti devo dire una roba. Cara. Ecco, ora. Ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ne parleremo sull'autobus. Sì, sì, fingermi morto, Alex. Sono giorni che mi ripeto di fingermi morto, tranquillo. Non sbaglierò. Non sbaglierò, tranquillo. Che poi il gioco te lo chiede due volte se ti vuoi fingere morto. Io sono stato in grado per due volte di dirgli di no e di provare a scappare. Cioè, proprio nell'ansia del momento, ho cercato di scappare io. È stato terribile. È stato un piccolo errore quello riguardo al piercing di Connor che gli è stato fatto da Hank in testa. E vabbè, tanto è poi hanno preso il backup e l'hanno ripristinato, voglio dire. Quindi, cos'è che devo fare qua? Trova il leader dei devianti, non attirare l'attenzione. Minchia l'oracolo. Lei ti becca ovunque. L'altra volta ci aveva beccato sopra le scale, adesso ci ha beccato qua sotto. Ci becca ovunque lei. Durano tutte pochissimo le scene, eh. Comunque è uscito Vampyr, raga. Ho guardato un pochino. Sai che non è che mi ispiri tantissimo, non so, voi cosa dite? Sono rimasto malissimo quando gli ha sparato in testa, ma tipo clamoroso, cioè. Dicevo, no, ma come? Non pensavo lo facesse, infatti gli faccio, spara, spara, stronzo, spara, e ha sparato. Ha sparato di brutto. Un autobus per il confine parte in meno di due ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ma sarà Mircozzi! Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui un po'. A proposito di Marilyn Manson, certo. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Com'è l'audio, raga? È giusto? Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Legame. Ha bisogno di me. E io ho bisogno di lei. E io di lei. E questo è quanto. Comunque Marcus è il personaggio in questo gioco che ha cambiato più outfit di tutti gli altri. Ogni scena di Marcus ha un vestito diverso. Non so, c'è un guardaroba qua a Jericho immenso a quanto pare. Incredibile. Facciamoci un giretto qua, perché non... Ma boh... Ah, parlano di noi. Detroit nel caos. Tutti gli androidi verranno distrutti in via precauzionale. Attenzione. Poi di cosa si parla? Robe interessanti. Terrore android Detroit. Migliaia di androidi attaccano i civili. Si parla solo di questo ultimamente. Torna da Alice, ok, volevo giusto fare un giretto per vedere se c'è qualcuno che vuole fare due chiacchiere, dirmi qualcosa, no, eh? Niente, puoi guardare solo le televisioni, ma sti cazzi. Ecco, Caprino Swag, Caprino Gucci. A me questa cosa
non torna, raga, non mi torna. Perché ci sono più scene in cui Alice ha fame, ha freddo. Non ha senso. O è progettata per essere una bambina e quindi avere dei bisogni da bambina umana, come se fosse una bambina. E perché non ha il cerchietto? Perché simula esattamente il fatto di avere una figlia? Che differenza fa? Le vuoi forse meno bene adesso che sai che è una di noi? Ma perché l'opinione pubblica non considera gli androidi al pari degli umani, quindi sparare gli androidi vuol dire sparare una macchina per loro. Ed è su questo che è giusto ribellarsi, secondo me. Poi ci pone davanti a una scelta del tipo rifiuta Alice o abbraccia Alice. Ma perché dovrebbe rifiutarla se è un androide? Che senso ha? Ma è ovvio che la deve accogliere. Cioè, per quale motivo dovrebbe rifiutarla ora che sa che è un androide? A seguito della prendi uno di quei mitragliatori molto interessanti. Pagano, non pagano le tasse, no. Gli androidi non pagano le tasse, è per quello che la gente si è incazzata. A quanto pare Kuro simula il anche questo, probabilmente, sì. Probabilmente è quello. Qualcosa non va. Simula il fatto di dover essere accudita come una bambina normale. Sì. L'unica spiegazione logica. Paga l'affitto. Per sempre, poi per sempre alla stessa età. Speriamo per sempre che sto giro non dovete morire. E poi non voglio che muoia neanche la ragazza di Marcus. Non voglio neanche lei perderla, sinceramente. Vorrei provare a salvare anche lei. Androidi avanzati, non come quelli di Alien. Sì, sono androidi molto avanzati, per carità. Moltissimo, cioè già il fatto che una macchina possa andare oltre e sviluppare una propria coscienza e tutto quanto è. Dobbiamo essere sterminati. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. La base è il fatto che abbiano simulato alla perfezione l'essere umano. Determinato. Abbiamo solo fatto capire chi siamo. Non voglio la guerra, ma meglio morire liberi che vivere da schiavi. Eccolo. Era una marcia pacifica e tu hai voluto attaccare. Ma non è vero, hanno sparato loro. I droidi sono morti, te ne rendi conto? Hanno sparato loro, non ho voluto attaccare io. Non è vero. Seravitica! Grande, grazie. Il cappello è spettacolare. Nessun rimpianto. Ci hanno reso schiavi, non rimpiango di essermi ribellato. Non dimentichiamo che è il vero nemico. Non combattiamo tra di noi. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Restare nascosti è impossibile perché tanto arrivano. Dialogo, confronto. Confronto. Dobbiamo affrontarli. È l'unica, ormai. Non abbiamo scelta. È una follia. Prendete tutte le armi che potete. Jojo 2011, grazie mille per il follow, benvenuto. Grazie. Riflessione. Si sono sempre ammazzati a vicenda per il colore della pelle o chissà quale questione. Avevo risposto così anche l'altra volta. Naccio.
Cerco di fare le risposte diverse e le faccio La uguali. violenza gli scorre nelle vene. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Gerico e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Questa è l'arma segreta. Pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Meglio così non vale la storia, sì, infatti. Molto meglio. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima scelta. Sì, devo salvare anche lei, certo. Prendi, certo. Spero di non doverlo usare. Che poi questa non l'avevamo ancora usata, nell'altra, nell'ultima volta. La useremo poi. Qualunque cosa. Dovremo decidere se usarla. Voglio solo che tu sappia che è stato bravo. Dai, così è la storia perfetta. C'è anche la storia d'amore tra androidi. Cioè, è proprio è la narrazione perfetta di questa storia, secondo me. Così come sta andando. Almeno per come mi piace. Non mi immagino altre ipotesi di storia. Perfetta, qua c'è anche il bacio, c'è tutto, no? C'è la guerra, c'è l'amore, cioè... Perfetto. Da Oscar. È da Oscar, assolutamente da Oscar. Raggiungo gli altri. Benvenuta, Jojo. Come indirizzare Geco sulla rete via di Detroit, dottore Sweet. Mirka. La Mirka Martuccia. Eccolo, qua c'è un'altra cosa importante che deve accadere, molto importante. Qua c'è Amanda, ma Amanda la mandiamo altamente a fanculo adesso, sì. Gerico e anche il loro leader. Ora occupati di Marcus. Ci serve vivo. Sì, assolutamente, assolutamente. Connor deve diventare un deviante. Ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Uno di noi? È Connor uno di noi? Tu vieni con me. Sei Connor, vero? Il famoso cacciatore di devianti. Beh, congratulazioni. Sei riuscito a trovare quello che stavi cercando. Quanto fa brutto Marcus, comunque, perfetto. La nostra causa è giusta e siamo più di quello che dicono. Vogliamo solo vivere liberi. Devianza, devianza. Non ti capita mai di avere dei dubbi? Devianza, devianza. Non hai mai fatto niente di irrazionale? Come se spinto da qualcosa? Qualcosa oltre il tuo programma? Unisciti Vieni a noi. Con noi. Con la tua gente. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. A te la scelta. Boom! Esce dagli schemi! Grandissimo, grandissimo Connor! Via, sovversione! Fuck the system!
sono un deviante. Boh. Ciao Amanda, sì. Ciao Oni Amandona. Cosa? Dobbiamo andarcene. Merda. Mitica, se hai tempo e voglia, questo recuperalo, perché è proprio un giocone di quelli importanti, secondo me. Come non se ne vedono spesso. Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene. Ok, concentrazione. Non devono morire. Concentrazione, mi raccomando. Strage di devianti. Cioè, come si affrontava questa storia senza... Mi sono perso Luther? Ah no, ok. Arrivano da ogni parte. I nostri sono nella stiva, li massacreranno. Far saltare Gerico. Se la nave affonda dovranno evacuare e potremo fuggire. È una follia. Bella Fepuzzi! Buonasera! Ha ragione. Sanno chi sei, ti prenderanno comunque. Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus! Non ci vorrà molto. Credo che questo è il massimo della velocità a cui vanno. Oracolo! Ma poi in chi è che gli sta sparando a sta gente che non c'è mezzo militare? Mica stavo per dire, questa scena non me la ricordo. Che ansia. Pensavo di perderlo. Madonna. Terribile. Lo salviamo, lui possiamo salvarlo. Aiuta Luther. Che stai facendo? Dai, Luther. Vamos, vamos. Perché secondo me questa cosa farà sì che Luther dopo ci darà una mano in qualche modo. Lo spero, insomma. Fatele bene stavolta, sì. Sì, Emo. Per ora tutto giusto. Non voglio lasciarti, Luther. Non temere. Ce la fa, Luther, ce la fa. Sì, Luther, ci crediamo. Abbiate cura di voi. Ok. No, qua non apriamo. Non ho aperto l'altra volta, non apriamo neanche stavolta. Mi spiace. Mi spiace, non posso rischiare, non posso rischiare. Oh. Ma io voglio dire, ma con tutti i fucili che avevano nella stiva, ma perché la gente stanno sparando solo loro e gli androidi non sparano? Perché la gente non ha preso i fucili? Ho capito che è stato un blitz, però erano tutti nella sala comune, erano tutti vicino ai fucili. Perché nessuno spara? Non capisco. Dobbiamo andare. Solo i militari sparano. Gli androidi non hanno modo di difendersi e muoiono scappando. Boh.
Dai, Marcus, eh. Botte, botte. Intervieni, vai. Boom. 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 No. Ho appena fatto il download dell'ultimo aggiornamento di Kung Fu, bastardi. 53 metri, ok. Di qua. Ah, qua questa scena è spettacolare, è spettacolare. È spettacolare. Oh. Io me lo rigiocherei domani questo gioco, sinceramente. Da capo. Ecco, questi due tizi non ho capito come salvarli, non c'è modo. Cioè, forse il modo c'era, anche perché mi è scesa la reputazione con Jericho. Però vabbè. Oh. Ma raccogliete un fucile! Ma perché no? Non prendono le... Che nervoso. Oh, 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 oh. Fate silenzio. Vai via, vai via, vai via. Alice, chiudi gli occhi. Dai, che se ne va. Andiamocene. Sì, sì, così, sì, così. Via, veloci. Su, su. Vieni, aspettate la colazione. Sveglia. Sono salve, Gigi, Gigi. Tutto molto bello, bravi, tutto molto bello. Bimbo felice, molto felice. Oh, non posso sbagliare qua che rischiamo di morire. Cazzo! Boom, perfetto. Che ansia, ho sbagliato un quick time event. Solo uno però. La webcam. Oh, pausa, pausa, la webcam. Merda. Arrivo, arrivo. Naggia, oh, ma nei momenti... Proprio nei momenti peggiori succede, eh? A posto? Ho ancora un po' di frizz addosso. Ok. Proprio ora, capito? Nei momenti peggiori. Capita una volta al mese questa cosa, capita nei momenti peggiori. Non prendono le armi perché finora sei stato pacifico. No, non sono stato pacifico, anzi. Quando c'era da combattere ho combattuto. La bomba esploderà a momenti, dobbiamo andare. La salviamo, la salviamo. Più niente.
anche per lei. Oh, con lo scudo, ma sei un grande. Perfetto, perfetto. Bisogna correre, North. Vamos. È stato colpito Marcus comunque, c'ha del sangue blu addosso. Ma grande Connor. Ma grande Connor, ma sei meraviglioso. Attenzione, ma Connor che li affronta da solo così, ma meraviglioso, cioè. Salvi, bene. Strabiliante come, strabiliante, veramente. Strabiliante. Mamma mia. Hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva. Uno di noi, e Connor, uno di noi. A tutte le unità, abbandonare la nave, evacuazione immediata. Non è finita, Marcus. Tutti salvi, molto bello. Così volevo che andasse. Così, esattamente così. Ah, infatti non mi sono rilassato, dai. Sul pezzo, sempre. Cos'è che diceva Kuro? Perché loro in teoria non vogliono una guerra, oppure sono come i protagonisti di Outlast, che anche se gli metti in mano un fucile a pompa preferiranno scappare e farsi ammazzare. No, veramente, sta roba non la capisco. Per quale motivo? Cioè, tutte le armi che ci sono in giro non le usano. Simon salta, Josh salta, North salta e Connor salta. Saltano tutti. Salta, salta, salta. Fantastico, fantastico. Cara Alice, North, tutti, tutti vivi, bene. Connor, anche, Marcus. Incontra Carl. Cioè, questo con tutto il casino che è successo ha avuto il tempo di tornare a casa a salutare Carl. Ci sono le strade tipo tappezzate. Lui è ancora riconosciuto dall'antifurto. Bentornato a casa. Dove sarà? Sarà a letto. Ciao, va. Domani dovrebbero dimettermi. Mi hanno detto che sei stato con me mentre dormivo. Io... mi dispiace per quello che è successo. Ma è ancora vivo! È ancora vivo, sto scemo. Non ci credo. Non ci credo. Cioè, hanno distrutto Marcus non perché l'ha ucciso, ma solo perché lo ha attaccato. Sono fiero di essere tuo figlio. Deve essere un coglione. I canarini androidi. Ma tu pensa, io pensavo che almeno fosse morto. Ma pensa a te, incredibile. Incredibile, ancora vivo. Vabbè, non è in studio. Ha appeso il nostro dipinto. Grande. Ma infatti dicevo, com'è che ha fatto a morire con una caduta del genere? Cioè, cade, sbatte la testa, muore. Cioè, sì, probabile, magari colpisce forte il cervelletto e muore. Però voglio dire, quante probabilità c'erano. Infatti non è morto. Ma pensa te. Suoniamo il piano, così arriva. No. Ok, niente. Al piano di sopra sarà in camera. Puoi avere la vendetta, magari. Magari. Ma raga, sono anche stracurioso di giocarmi Heavy Rain dopo, perché è uno di quei mega titoli che non ho mai recuperato e adesso ho l'occasione di farlo e non vedo l'ora. Chi sei? Come sei entrato? Ma pianta. Devo vedere Carlo. Dai, diventa un deviante al volo. Devi andartene. Fallo diventare un deviante con uno schiocco di dita. Via.
da buttare. Meraviglioso. Devo vederlo. È molto debole. Non sono sicuro che riuscirà a parlarti. Solo che invece di Geco c'è scritto Iveco. Decisamente meglio allora, Mirko. Ah, è messo così, Carl? Carl. No, Marcus. Speravo che venissi. Mi sei mancato tanto, Carl. Non sai quanto mi sei mancato. Cos'hai, Marcus? No, dopo questo, Mitica. Finito questo, che finisce tra poco. Fatalista. Mi hai insegnato tutto ciò che so, ma non ero preparato a questo. Credevo che avremmo vinto perché la causa era giusta. Ora mi rendo conto che mi sbagliavo. Il mondo è dominato dalla paura, Marcus. Paura degli altri, paura del futuro. È come me, troppo vecchio. È tempo che finisca. Consiglio. Che cosa dovrei fare? Carla, uccideranno la mia gente. Io ah, ne hanno già uccisa parecchia, caro. Con la violenza. Ma dimmi. Ma come non vuoi? Certo che vuoi. Forse perché sono stato abbastanza pacifico all'inizio, forse per quello. Delle scelte tra l'amore e l'odio, tra porgere la mano o stringerla in un pugno. Non ci sono risposte semplici, Marcus. Devi accettare il mondo così com'è, accettarlo, oppure lottare per cambiarlo. Sei mio figlio, Marcus. Il nostro sangue non è uguale, ma so che in te c'è una parte di me. Un'ora e mezza. Perché prima era un'ora, ma un'ora e mezza. Sale il tempo, Alex. Alcuni hanno il coraggio. Vabbè, va bene comunque. Tu sei uno di loro. Un'ora e mezza di questo, un paio d'ore di Heavy Rain. Perfetto. Cioè, un'altra ora e mezza di Heavy Rain. Il consiglio è affronta l'abisso ma non lasciare che ti consumi. Ottimo. Bella Pole, buonasera. Ah, lui torna da Hank che sarà incazzato nero. O semplicemente sarà ubriaco come al solito. Una delle due, insomma. Non ho mai visto Star Wars. Ahia. Anche Gian. Raga, Star Wars è importante, eh. Voglio dire, Star Wars, Star Wars. Scusati. So di essere responsabile per ciò che è successo, tenente. Perché è stato rimosso dal caso lui, per... anche per colpa di Connor. Ero preoccupato per lei, tenente. Sono venuto a vedere come stava. Una favola, insomma. Getti quella pistola. E la smetta di giocare. Per un momento ti ho creduto, Connor. Pensavo potessi ridarmi fiducia nel mondo. Ma gli androidi sono... oggetti creati da noi. E sì, faccio il bravo con Hank. Egoisti, spietati e brutali. Mi hai aperto gli occhi, Connor. Addirittura. Ora so che non c'è speranza. Ah. Hank, io... Ora lasciami in pace. Porta a termine la tua missione, conta solo quello, no?
fuori di qui! Ah, addirittura così? No, anche io volevo cercare di andarci d'accordo con te, ma non ce l'ho fatta neanche questa volta, a quanto pare. Ah, niente. Niente. No! No! Ah, abbiamo perso Hank. Vabbè, raga. È andato. Peccato. Me la son giocata male con Hank, sì. Me la son giocata male. Sempre male con Hank. Ho sbagliato, dai. È andata bene con altri, abbiamo avuto Luther, Alice e Kara sono andate bene, Marcus è andato benissimo, anche Connor è andato bene, Hank... Sono stato gentile, ma come non sono stato gentile? Sono stato gentilissimo, ma stai scherzando? Ma figo, ma cosa gli ho detto? Cioè, mi sembra di essere stato gentile, voglio dire. Tutto il tempo te mi hai detto che non sono stato gentile con Hank, eppure a me sembrava di... Non ho detto niente di male questa volta. Ma secondo me era già andato, Hank, perché abbiamo avuto delle discussioni nei capitoli precedenti, cioè... Non si possono salvare tutti, infatti. Si uccide quasi sempre, ma perché secondo me Joe è tipo in base a tutto quello che hai fatto prima, che fa veramente la differenza. Ah, questa gente aspetta che io parli. Ah, salve! Si aspettano un discorso? Parla. Ci mancherà. Situazione. Vogliono correre rischi con noi devianti. Ci radunano per portarci nei campi di smaltimento. Per distruggerci. Tra qualche ora saremo rimasti solamente noi. Devi aver sbloccato la prima opzione. Ah. Quanti di noi sono sopravvissuti? Un centinaio? Ah, insomma. Forse di più se contiamo quelli ancora nascosti. Se non avessi innescato la bomba saremmo morti. Hanno allestito 5 campi solo nell'area di Detroit. E ne faranno altri nel resto del paese. Si preparano a un genocidio. Tra poco sarà tutto finito. Avremo cambiato il mondo o il mondo ci distruggerà. Devi fare la tua scelta, Marcus. Fai la pace. Ah, non lo so, ragazzi, fare la pace. Io. Noi ti seguiremo. Ti amo, Marcus. Sozzoni, in pubblico? Luke, grazie mille per il follow, benvenuto, grazie. Pace senza ferire nessuno. Pace, pace. Tutti. Pace. Non lo so, non lo so. Vediamo la situazione com'è, dai. Pensavo fosti al sicuro con noi. Sbagliavo. Quanta enfasi in questa frase. Sbagliavo. Portare via Alice è tutto ciò che conta. Prendiamo l'ultimo autobus. Forse possiamo ancora superare il confine. Forse. Marcus. Salvaci tutti. Salvaci tutti, Insomma. Parla alla tua gente. Decidi il destino di Connor. Ah, dov'è Connor? È lì. Che destino devo decidere per Connor, scusa? È un bomber, Connor. È colpa mia. Gli umani sono riusciti a trovare Jericho. Che stupido. Mi hanno usato, dovevo saperlo. Mi dispiace, Marcus.
Se decidessi di non fidarti, capirei. Sei uno di noi ora. Assolutamente, Connor. Uno di noi. E Connor, uno di noi. Ci sono migliaia di androidi nell'impianto della Cyberlife. Ecco, ecco la notizia importante. Si unirebbero a noi e saremmo molti di più. Questo vogliamo sapere. Intendi infiltrarti nella Cyberlife Tower? Connor, è un suicidio. Si fidano di me. Perché non sanno che è diventato un deviante, effettivamente. Se provi a entrare, attenzione. La probabilità è alta. Ma a livello statistico c'è sempre la possibilità. Che ansia, Connor, queste statistiche. Stai attento. Quindi, liberando gli androidi che sono alla base della Cyberlife, avremo un esercito sostanzioso, eh? Potremmo quasi optare per uno di quegli scontri alla Signore degli Anelli, no? Sarebbe figo. Non lo so, non lo so. Come faccio a parlare alla gente? Ah. Devo parlare con quest'altro. No guerra. Ma ora che non c'è più Hank, che succede alla Cyberlife? Ah, voi sapete già cosa succede dopo. Contano tutti su di te, Marcus. Sei l'unico che può guidarci. Ovunque tu andrai, ti seguiremo. Sulla capra la banca campa. What? Bon, è arrivato il momento? No, ancora devo parlare. Ecco, questo è uno di quelli che un po' mi sta più sul cazzo, sinceramente. Cioè, un tranquillone in realtà, però... Senza di te sarei morto. Ecco, almeno... E non avrei mai visto la nostra gente libera. Buonasera, Lucia! Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma... lottiamo per gli stessi ideali. Qualunque tua decisione... la appoggerò, Marcus. Saranno, Josh. Prima volta che dici una roba simile. Perché Josh è il pacifista, no? E non sempre sono andato... ho ascoltato quello che diceva Josh. Boom, discorsone. Gli umani hanno deciso... Discorso. ...di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Marcia pacificamente sui campi per persuadere le autorità. Assalta i campi per liberare gli androidi. Opinione pubblica, odio. Peace. Ma non so se... cioè, noi possiamo anche andare lì con l'intenzione di far la pace, però non so gli altri come, dopo tutto il casino che è successo, come reagiscono. È quello il fatto. Capirai, tanto ti odiano, già ti odiano a prescindere. Pace. Viva la pace, ragazzi, viva la pace. Lo so. Viva la pace. Va bene. Io dico rivoluzione. Andiamo di pace. Ma vi assicuro che troppi morirebbero nella rivoluzione. Vogliamo giustizia e pace e glielo faremo capire. Norte è scesa, vabbè. Di umanità ci ascolteranno.
altrimenti altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Dai, va bene, va bene. Oh, poi se le cose vanno male facciamo un po' di casino. Questa è l'unica via per la pace. Cari fratelli e sorelle. Marcus. No, aspetta, stavo leggendo un attimo. Hank si suicida. Madonna, che brutta cosa. Guarda, le opzioni erano veramente poche e l'unica è qua. Forse. Ah no, vedi, erano proprio situazioni diverse che venivano generate in base a come ti eri rapportato con Hank nei capitoli precedenti. Qua ce n'era una addirittura di due robe. Che cos'è? Tipo Connor arriva a casa di Hank e la porta è chiusa. Fine. Non succede altro. Vabbè, raga, è anche andato. Alle 6 di questa mattina è stato detto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto... Chiara Clinton, esatto, lei. I campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. È che loro non sono molto inclini alla pace, eh? Tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti. E vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Presidente Warren! Scusi! Il leader dei devianti è stato catturato. Il deviante noto come Marcus non è ancora stato individuato. Gli ultra android. Lo troveremo e lo neutralizzeremo. Ma noi volevamo far la pace comunque, eh? È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari. Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo. Presidente! Un convoglio di cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Al momento non ho informazioni. Domanda scomoda. Per favore! Presidente! Per è vero che un gran numero di devianti è ancora in libertà? Al momento non disponiamo di tutti i dettagli, ma se così fosse, vi posso assicurare che presto saranno catturati e distrutti. Volevamo il discorso di Trump noi, altro che della Clinton. Trump avrebbe già sganciato la nucleare, così, a caso. Ah, e qua c'è la Connor che è come un pazzo. Prova a infiltrarsi alla Cyberlife. Connor, modello 313-248-317. Sono atteso. Identificazione effettuata. Ok. E lo fan passare? Procedi. Minuto di silenzio per il povero Hank. Già. Sì, tipo Trump per iniziare avrebbe fatto un muro così in mezzo a Detroit per essere sicuro, no? E poi bombe, a caso. Hai capito la Cyberlife? Si tratta bene? Lo lasciano andare così a piede libero? Seguimi, ti scortiamo noi. Grazie. Ah. Ma so dove andare. Forse.
ma io eseguo gli ordini. Beh, guardiamo il lato positivo per gli umani. Facendo distruggere un sacco di androidi, abbiamo creato un sacco di posti di lavoro in più per gli umani. Quindi, cioè, l'opinione pubblica non dovrebbe odiarci poi così tanto, perché se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche per il bene dell'umanità. Quindi, tutto sommato... Sta a posto qua? Sì, ok. Tutto sommato dovrebbero volerci bene. Mamma mia. Cit Thanos. Ma devo seguirlo o cambiare strada? Io cambio strada. Un po' sovversivo. No. Niente. Cono deve essere rispedito alla Cyberlife in quanto sollevato dal caso, quindi lo aspettavano, 154, giusto? Livello 31. Mattarella. Accesso autorizzato. Secondo me in questa situazione così c'è solo una persona che potrebbe confermare o ribaltare completamente il risultato. Precostruisci. Usa il pannello. Precostruisci. Usa il pannello. Non nope. Toccare. Ma non volevo, eh. Ah, precostruisci il da farsi, giusto. Perfetto. Eh no, però lui ha in mano una roba lì, eh. Ah, è la pistola. No, ok. Questa simulazione direi che non va bene. Andava bene quell'altra, la prima. Ah, a posto, ottimo. Bellissimo questo. Bellissimo. Bellissimo Connor. Beh, bravo e bello. Bravo, bravo. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Cambia distensione dell'ascensore. Ok. Si prega di indicare identità e destinazione. Agente 54, livello meno 49. Riconoscimento vocale valido. A posto. Un vero badass il nostro Connor, assolutamente. Come fa a botte lui? Non fa nessuno. Neanche Marcus, eh? Cioè, quel colpo con la pistola così. Cioè... Esagerato, veramente. Tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Avevi un pannello dietro di te. Ah. Ottimo. E vabbè, non l'ho visto. Ho tanto freddo. Ma sei un androide! Impostazione di sensibilità caldo freddo disattiva. A posto. Com'è? Ora ti sentirai meglio. Grazie. Non disattivare. Ups. Volevo farla stare zitta. Ho fatto un danno, ho fatto qualcosa di irreparabile per la vita di Alice. Non volevo, maledizione. Ho sbagliato. No, raga. No, non me lo dite. Ma cosa ne so io che disattivargli il riconoscimento caldo-freddo.
No, vabbè, una parola. Prendi la pistola, che ormai qua è tutto in merda come al solito. Mo soldato. Non è così grave. Oh, che ansia. Vieni. Solo perché gli ho disabilitato la sensibilità. Perché passano ancora gli autobus, c'è il coprifuoco ma gli autobus passano. Infatti niente spoiler, giusto, giusto, niente spoiler. Proveremo a passare senza farci notare. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Dai, infatti poi c'ho l'ansia di fare ogni scelta. Madonna, che ansia queste situazioni. No, raga, Luther. No, Luther. Non possiamo aiutarlo. Ci sono troppi soldati. Non possiamo abbandonarlo. Lo uccideranno. No, raga, Luther. Ah, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, una gran cazzata, lo so, moriranno, però almeno hanno provato a salvare Luther, o con Luther o niente. Ho fatto una gran cazzata. Voglio tornare a casa, mia moglie mi aspetta e dobbiamo controllare tutti i civili. No, no, vi prego. Ecco, a posto. Androidi del cazzo. Ma non gli hanno ancora sparato? Cioè, a questo ci ha messo un secondo a sparargli, a Luther invece lo tengono puntato per ore. Mi credete, ho veramente il cuore che batte a mille. Trova un'arma. Ho la pistola! E forse è meglio non mettersi a sparare come... Avvicinati lentamente. Piano, 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 cara. Piano, piano, piano. Piano, piano... Cara! Hai rischiato la tua vita per me. Non è il momento di sbanciarie, dobbiamo... Cara, ci hai salvato. Sì, non so che tu sia, puoi esplodere. Guarda che se lui ci fa sgamare, veramente, Sì, ma non è il momento questo, raga, bisogna andare via, cazzo. È niente. Niente. Forza, ci siamo quasi, sbrighiamoci. Vamos, vamos, veloci, veloci. Luther, fai piano che sei enorme, per favore, che quando corri te trema la terra. Vai. Molto bene. Dov'è sto cavolo di autobus? Oh, ce l'abbiamo fatta.
Ma il tipo che abbiamo salvato, niente, è andato. Posto di blocco. Ansia terribile, veramente. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Meglio cambiare strada ed evitare rischi. Sì, giusto. Perderemo l'autobus. Sì, ma l'altro androide l'hanno sgammato in un secondo, c'ha ragione Luther, io mi fido di Luther. Io proprio... Posto di blocco, rischioso. Oppure... Com'è la storia qua? Strada alternativa più sicura, 11 minuti. L'ultimo autobus parte in 9 minuti. Raga, c'è da correre. Per forza. No, fare l'altra strada. Raga, però vi prego. Vi prego. Perché sennò veramente non devo... Io stavo per andare nella strada alternativa che è la più sicura. Però vabbè, adesso ho letto non fare l'altra strada, quindi andiamo di qua, che è rischioso. Loro ci sgameranno perché fanno lo scan e scoprono che siamo androidi. Siamo morti. Finisce così. Vabbè, basta. Sto leggendo troppi no, sì, fai no, vai di là, quindi niente. Cara Alice, Luther, vi ho voluto un sacco bene. Un sacco bene, è stata una bella avventura, grazie di tutto ragazzi, è andata così, è andata così, è andata così. Non sapete che c'è il coprifuoco? Nessun civile è ammesso se non per un'emergenza. Il coprifuoco, ha ragione, abito di là. Va. Alice, come scusa? Mia figlia ha dormito a casa di un'amica. Perfetta, scusa. Torniamo a casa. Sospetta qualcosa. Stai calmo. Andrà tutto bene. Tutto ok, piccola. Sta tremando. Non ha freddo. È malata. È malata. Ha la febbre alta. Ora la tocca e scopre che non ha la febbre perché gli ho disattivato l'affare. Sì, ma dobbiamo essere cauti. Ci sono devianti in giro. I nostri uomini sono nervosi. Via, tornate a casa. Grazie. Ehi, un momento. No, lo sapevo. Lo so, cara. Ci ammazzeranno. No, 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 no. No, 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 no. Non fare niente, Luther, hai capito? Niente. Sta zitto, Luther. Non è vero un cazzo. Niente, non fare niente. Ti è caduta. Che cosa? Ah. Grazie. Mannaggia, mannaggia, Alice. A posto? Siamo in diretta da Ma raga, ma che sudate, mi tremano le mani, cioè non è no. Sulla città in questo istante. Ma non ci credo. Il leader dei devianti che chiamano Marcus è in testa al corteo. Ah, qua stanno facendo la roba pacifica. Qualcosa a Detroit, presidente. Che sudata incredibile. ho un déjà vu di questa scena. Ho un déjà vu, però era meno militarizzata l'ultima volta. Non dovevi respirare. A un certo punto ho detto non respirare. E ho detto... Ma pensa a te. L'esercito è pronto a gestire la manifestazione. Pacifica, ragazzi. Manifestazione pacifica. Abbiamo scosso l'opinione pubblica, abbiamo fatto casino, abbiamo fatto capire che ci possiamo ribellare, quindi gli umani, adesso facciamo la pace e poi saranno più bravi. Vero? È una figata, Alex, pauroso. Il momento della verità. Fermi, io mi fermo se mi dicono fermi, eh. Ah, mi sono fermato, ho fatto bene. Perfetto. Telecamera, opinione pubblica, ottimo, ottimo. Pace. Non vogliamo combattere con voi. La nostra pace, carote e patate. Ripeto, arrendetevi o apriremo il fuoco.
E la Madonna. Non si torna più indietro. Calma. Vi chiediamo di liberare tutti gli androidi detenuti nei campi e di cessare ogni tipo di ostilità. Veniamo in pace. Non ricorreremo alla violenza. Bene. Non ce ne andremo se non libererete i nostri. No, 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 no. Ma alzate le mani. Ecco. Vado, è uno sterminio questo, Sparate ora, merde, sparate ora. Dai. Con le mani alzate. Aprire il fuoco su dei contestatori disarmati. Poi perché nessuno colpisce mai Marcus in queste cose? Dai che... Cessate il fuoco. Boh, bene, bene, bene. Ottimo. Sì, Michael, siamo a poco meno di 100 metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile. Michael, ma è strabiliante. Channel 16. Michael, a te la linea. Una situazione strabiliante, Michael. Resistiamo. Dai. Ecco. Qua intanto. Quanti androidi. Già. E ora? Che cosa cambia? Ma pensavo dovessi sceglierne uno, non che dovevo premerli tutti assieme. Ma porca di quella porca. Torna indietro, come si fa a tornare indietro? No, vabbè, non avevo capito, non vale, non vale mica questa roba qua. Non vale mica, diagramma. Non vale mica. Ma io non avevo pensavo dovessi sceglierne uno, invece devo premere tutti i tasti in fila, perché così lui sparava tutti quanti. Cioè, vabbè, ma non si spiega, non si spiega, non è giusto mica. Come si fa? C'è modo per tornare indietro? No, vabbè, ma non può morire così per un errore, eh. Non è giusto, non è giusto mica. Dai, non è... vado al menu principale. Giusto, no? Vado al menu principale e ricarico fino all'ultimo ricordo. Si può fare così? Cioè, fino all'ultima roba. Menu principale. Stacca, stacca, ci stanno tracciando, stacca. Ma porca, vabbè, tu ti rendi conto, veramente. Cioè, andavano premuti tutti in fila, ma... No, sì, no, boh. Conosci la teoria del gatto di Schrödinger? No, assolutamente non me ne frega un cazzo del gatto di Schrödinger. Tutto accadrà nello stesso momento. Come in Detroit. Battaglia per Detroit.
Scusa? Faccio continua. Aspetti. Vuole davvero continuare? Forse dovremmo lasciare le cose come sono. Cosa vuol dire? Voglio davvero continuare. Sì, è giusto, no? Voglio davvero continuare. Fai continua. Voglio davvero continuare. Sì. Come desidera. Mette tutto un'ansia incredibile. Ti tocca rifare il capitolo. Ma era breve il capitolo, non è un problema quello, ci mancherebbe. Tanto cosa c'è? La parte della marcia che è abbastanza rapida. Ahimè, l'ho fatto più volte. No, vabbè, ma non è... Cioè, voglio dire, abbiamo fatto diventare un Connor un deviante. Ah, ma perfetto, ma da qua... vai, menu principale continua, a nastro. Finché le cose non vanno come... Non sarebbe giusto, lo so, però almeno capire cosa devo fare in una scena, perché non avevo proprio capita quella scena lì, cioè... A posto. Semplice. Stava a capire, no? Gigi. Converti gli andro... 1-1. Ci sarà un tasto converti in massa, no? Seriamente 1-1. Cazzo! Cosa? Oh, un altro Connor! Giustamente, un'altra coppia. Pensate. Beh, non è morto comunque, eh. Proseguiremo. L'autobus per il confine è pieno. Solo passeggeri con biglietto. Tutte le trappe sono sospese fino a nuovo ordine. Senza biglietto non ci faranno salire. Siamo bloccati qui. Che cosa facciamo? Trova il modo di partire, trova i biglietti. Non c'è un bagarino di quelli tipo fuori dallo stadio. Madonna. Non ci vorrà molto prima che ci scoprano. Dobbiamo andarcene via. Controllo sicurezza. Marcus. Non si muova. Devo parlare con qualcuno. Lì stanno facendo i controlli. Un amico? Qualcuno che mi dà... Trova il modo di partire. Bisogna trovare qualcuno che ci dia un biglietto. Trova i biglietti, infatti. C'è qualcuno? Non si muova.
Chi è che c'è, raga? Una tipa con un bimbo che piange. Permesso. Ah, lì, ok. Ok. Piaci molto a Oliver. È sua? Sì. È adorabile. Ok, sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci, perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Beh, andiamo allora. In borsa. Oh, così? Vabbè, ma questo è culo, eh. Ogni tanto una bottarella di culo, eh. E un biglietto vale per tre, eh? Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarebbe successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino, la busta deve essermi caduta. Fanculo. Ci facciamo vendere gli altri due? Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, lasci stare. Ah, vabbè. No. Vieni. Mi spiace. Ti pare che gli ridò il biglietto? È l'unico modo che abbiamo per salire. Possiamo restare qui. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusami, amore. Non so cosa è successo. Li avevo qui nella borsa. Li ho trovati per terra. Oh. Ridiamoglieli. Grazie. Grazie, voi ci avete salvato. Mi spiace, Alice. Ok, va bene. Hai fatto la cosa giusta. Troveremo un modo. Dai, il karma. Il karma ci salverà, vero? Il karma ci salverà. Abbiamo restituito i biglietti. Ci sarà qualcuno che ci darà una mano adesso, no? Ho fatto il buon samaritano. Ora deve tornare indietro, però deve girare. Ecco. Oh, grandissimo Adam. Grandissimo Adam. Oh, ma guarda chi c'è. A posto. Grazie a Dio, siete vivi. Oh, mio Dio. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Temevo foste rimaste uccise per colpa mia. C'ha la macchina piena di android, quel santo. Sapevo che vi avrei trovate qui. Dopo antisgamo. Stanno cercando gli androidi casa per casa. Siamo scappati prima che ci tradissero. Che ne è degli altri? Cercano gli androidi al confine. Ma ho trovato qualcuno che può portarli al di là del fiume. È rischioso, ma è l'unico modo. Venite con noi. Sì. Per forza. Veniamo. Ok, salite. Questo è il karma, dai, ha girato bene. Abbiamo fatto una buona azione e siamo stati ricompensati. Ottimo. Perché se avessimo tenuto i biglietti saremmo forse saliti sull'autobus, ma probabilmente sarebbe successo qualcosa. Magari ci avrebbero scannerizzato prima di salire. E infatti, senti la voce, non si muova. Sarebbe successo quello. Probabilmente. Madonna, che tensione in questa parte finale, oh. E qua cosa è successo? Ci stiamo accampando, ma come? Stanno creando una barricata. Aiutatemi.
Ma tutta questa roba qua è quanto l'hanno fatta che erano sotto tiro dai militari. Vabbè che hanno abbassato le armi, ok. Aiutatemi! Così, e loro ci lasciano costruire una barricata tranquillamente, no? Boh. Da manifestati ad accampati a un attimo. Ma infatti. Boh. Bene, dovrebbe andare. Ah beh, Buonasera. messo così sicuramente. Ma ci farà guadagnare tempo. So che non è stata una decisione facile. Ma questa è la cosa giusta. Sono curioso di vedere la ragazza cosa ci dice. Aiuta la tua gente. Aiuta la tua gente o manda un messaggio ai giornalisti? Sapete cosa fa un pulcino in un computer microchip? Marcus, abbiamo quello che volevi. Che cos'è? Ci sono dei giornalisti laggiù. Devono sapere cosa sta succedendo. Uguaglianza. Oh, bene, opinione pubblica che sale, molto bene. Mantieni la barricata, controlla la posizione dei soldati, aiuta la tua gente. Chi è che ha bisogno d'aiuto? Il fatto che hanno costruito questo accampamento così in 2 minuti dal nulla. Boh, vabbè. Ok. Eh sì, tra poco c'è le tre, è vero? Un sacco di annunci importanti in attesa. Tutto bene? Sparavano sulla folla. Molti sono morti. Potevo essere io. Ho paura. Non voglio spegnermi. Che Fallout 76 rassicura. Lo so che hai paura. Anch'io ne ho. Ma devo fare qualcosa per la nostra gente. Lo capisci, vero? Tipo Kingdom Hearts 3, tipo Kingdom Hearts 3, Forse sì. non avremmo mai dovuto ribellarci. Non sarebbe successo niente se fossimo stati zitti. Non sarebbe successo niente se fossimo stati zitti. Appunto, non sarebbe successo niente. Infatti. E quello è il motivo per cui l'abbiamo fatto, per far sì che qualcosa succedesse. I giornalisti sono lì, ok. Bello. Cosa devo vedere esattamente in questo cassonetto? Dai, ma perché mi succedono queste robe? Madonna mia. Perché a volte la telecamera va così a cazzi suoi? Non capisco. Raccogli.
Opinione pubblica indifferente. Ci posso salire qua? Vabbè, ok, ci sono i militari, lo sapevamo. Non si fermerà. Il potere del bug. Ah, una volta che riuscirò a dominarlo, sai. Resistiamo. Sai che divertimento. Non possiamo fare altro. Credi che Connor ce la possa fare? Da marcia ad accampamento a Nuovo San Marino. A stato indipendente. Non li tratterrà a lungo. Forse no, è un cassonetto ribaltato. Non li tratterrà a lungo per niente, direi. Ho perso ogni contatto con la gente nei campi. Non sento più le loro voci. Forse hanno intercettato la nostra rete e interrotto le comunicazioni. Lo sapevi già che sabato inizia il... No, non so, sapevo che a breve. Ho sbagliato forse. Ho fatto la scelta giusta. Avremmo potuto evitare tutto. Sapevo che arrivava tra poco le tre, ma non sapevo addirittura già sabato. Ovviamente non me lo seguirò tutto quanto in diretta perché ci fidiamo tutti di te. Una roba pesantissima, però mi guarderò gli highlights. Qualsiasi cosa accada, noi avremo fatto la storia. Ah, dai, incoraggiante. Qualsiasi cosa accada, avremo fatto la storia. Onesto. Quarto già, Robby Come Human. Quarto giaro, una rivolta degli androidi non dura neanche 10 minuti. Arrivano i truzzi in motorino armati di bottiglie rotte a ucciderli tutti in 10 minuti. Secchi. Abbiamo ancora il telecomando per poter far saltare tutto volendo. Però è proprio l'ultima scelta quella di usare il telecomando. Ben, cos'altro devo fare qua? Marcus! Ah. Marcus, guarda! Marcus! Da domani fino al 10 un trailer di un annuncio al giorno. Quella. Oh, per parlare, senti, mi piace. Hai la mia parola. Non interverremo. Non andare. È una trappola. È per farti uscire allo scoperto. Non andare, Marcus. Sono disarmato, Marcus. Bella, Mirko, alla prossima, caro. Buonanotte. Vamos, 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 sì. E se ti uccido? Ci sono i giornalisti, c'è l'opinione pubblica, cioè non può farmi un tranello così del cazzo. Ci hanno fatto costruire un accampamento e adesso mi fanno uscire allo scoperto per catturarmi. Che senso ha? Non avrebbe nessun senso. Ma Norte sulla difensiva perché Norte era pro guerra, assolutamente pro guerra. Tra qualche minuto le truppe caricheranno. Nessuno sopravviverà. Finirà tutto. Ma tu puoi evitarlo. Che vuoi dire? Arrenditi. Arrenditi e ti prometto che sarai risparmiato. Finirete in prigione. Ma nessuno verrà distrutto.
Che ne è stato degli androidi che protestavano nei campi? Ad esempio. In giro non c'erano giornalisti per salvarli. Solo voi. Siete gli ultimi devianti rimasti. Mi stai chiedendo di tradire la mia gente? Ti offro la possibilità di salvare la tua gente. Non hai più scampo, Marcus. L'unica cosa che puoi salvare ora è la vita della tua gente. E che garanzie ci sono? Se accettassi, come faccio a sapere che manterrai la parola? Raga, no spoiler. Sei nella posizione di esigere delle garanzie, Marcus. Ora puoi solo decidere se fidarti di me oppure no. Accetta la proposta, rifiuta la proposta. Cioè, accettando la proposta vorrebbe dire che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto praticamente per niente. No, rifiuto la proposta e vado avanti, grazie. Adesso che tradire la mia gente. Beh, li hai condannati a morte. Emo 600. Alex, stavi esagerando un po' con gli spoiler, però 600 secondi mi sembrano anche un po' tanti. Allora, Marcus, cosa ha detto? Gli umani hanno... Non potevo accettare la proposta. Non potevo, assolutamente. Dimostreremo loro che non abbiamo paura. Giusto. Se dobbiamo morire... Allora moriremo liberi. Giusto, giusto, va bene così. Va bene così. Eccola. Ecco, qua perché? Abbiamo Connor contro Connor. Perché ti sei dovuto svegliare quando non dovevi far altro che obbedire? Perché hai scelto la libertà quando potevi vivere senza farti domande? Io non mi fa alzare. Connor, ho un obiettivo. Io so cosa sono. Niente, non mi fa far niente. Né strisciare, né alzare, nulla. Devo stare fermo. Una grande delusione per Amanda, sai? Bella, ciao, bella, ciao. Bella. Ci sarebbe adesso come colonna di sottofondo. No, 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 no. Hai qualcosa da dire? Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. Fai un trasferimento rapido, un backup da uno all'altro. E via. Ottimo. Trasferimento completo. GG. Ma questo è solo l'inizio. Grande Connor, grande, grande. A posto. Non sono morto, Alex, dai. È ancora in piedi Connor. E con un corpo bello fresco, oltretutto. Nuovo di zecca. Dai, abbiamo un esercito. Abbiamo un esercito. Tipo eco, svegliati, 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 svegliati. Tra un po' in questa stanza si sentirà solo svegliati, svegliati, svegliati. Sì, come si diffonde la devianza. Ora si può pensare di contrastare l'esercito. Sono tutti uguali, sì. Hanno beccato una partita di androidi tutti uguali.
Diciamo che nel mondo degli androidi liberi ci saranno molti doppioni, ecco. Questa sarà magari una delle cose negative, però, voglio dire. Ammazza con i gommoni. Penso di no. Ce li hai i soldi? Sì. Eccoli. Lei è una bomber indiscussa comunque. Le barche sono laggiù. Ci sono delle pattuglie sulla riva e sul fiume. Non avviate il motore finché non siete lontani. Capito? E occhi alla corrente. Che si prende la scossa. Oh! La corrente! Ah! Raga, però abbiamo un problema serio. L'Uther ce le fa affondare proprio salendoci solo sopra. Che saranno 300 kg di uomo quella roba lì. Qual è la nostra? Ok, verso la La libertà. libertà è oltre il fiume. Sempre allerta, sempre allerta. Ho un'idea, andiamo a nuoto, così quelli con i gommoni verranno intercettati e noi passeremo. Pericolosa. Niente. Non dobbiamo cadere. O i biocomponenti si congeleranno. Ok, niente, detto una cazzata. Va bene, colpa mia. Ok, non dobbiamo cadere. Va bene, voglio dire. Non è nemmeno mezzo miglio per l'altro lato. Non dovreste metterci molto. Fate attenzione, sul fiume ci sono delle pattuglie. Grazie di cuore, Rose. Vorrei potervi accompagnare. Non mi piace lasciarvi così. A presto, Una Ennis. di noi, Rose, una di noi. Grandissima. Abbiate cura di voi. Ok, ci vediamo dall'altra parte. Stavo scrivendo io. Ah, Evo, ti ho fregato. Anticipato sul tempo. Sì. Che soddisfazione. Fammela godere almeno per una volta. Aiuta Elisa a salire a bordo. Ma quindi il fatto di aver disattivato il sensore del freddo ad Elisa non ha comportato nessuna problematica immediata, a quanto pare. Dai, su, Elisa, vai. Fatti aiutare. Oh, issa. A posto. Spingi la barca. Userei l'Uther come barca. Attiviamo la modalità flatulenze. E c'ha anche il motore incorporato. Ok. È rischioso, ma ce la possiamo fare. Siamo già lontani. Accendiamo Sì, il ovvio, motore. Alex. Faccio io. Assolutamente. Deve essere confermato che esce e la scommessa sarà persa. Ma non potevamo remare, forse. Tutto ok, Alice? Oh, ma che Dobbiamo salire figata! dall'altra parte. Ci Guido il sono tante cose motoscafo! che voglio fare. Ma bellissimo! Leggerò tutti i libri del mondo e suonerò e ballerò. Possiamo fare quello che vogliamo, vero? Saremo liberi. Sì, tutto ciò che vogliamo. Saremo come noi. Concentrato, Lucia, concentratissimo! Non avremo più paura. No, non troppo, Nessuno a mitica. cui obbedire. Niente padroni, niente schiavi. Sarà una vita nuova, una vita libera. E tu, cara, che cosa farai? Che cosa farò?
sognante. Mi sdraierò su un prato a osservare le nuvole nel cielo. A posto. Ma scusa, poi loro in Canada come faranno? Ecco. Oh merda. Arrenditi, non penso proprio. Accelera. Proteggi Alice. Usa l'Uther. Getta fuori bordo, l'acqua è troppo fredda. Accelera. È rotta. Ah, che stupidi, pensa che siamo morti. Fingersi morti è la chiave per riuscire in questo gioco, praticamente. Vai, fuori remi, forza. Sono andati. No, l'hanno presa. Okay. Ma porca di quella. Cara. Ma vedete, ma non ci credo. Andrà tutto bene, Alice. Andiamo a recuperare il biocomponente da uno degli altri morti sulle altre barche. Penseremo a te non appena supereremo il confine. Starai bene. L'hanno ucciso! Hanno ucciso l'Uther! Vabbè, raga. Però almeno l'ho salvato e c'è stato qualcuno da uccidere, sennò... Chiamo acqua! Pure! Ma una gioia ogni tanto, zero? Luther, dobbiamo raggiungere la riva in fretta. Accelera, è l'unica cosa che posso fare. Devi buttare giù Luther. Non va? Ok. Mi spiace, Luther, mi spiace, però... Forza, forza. Mi spiace un sacco anche a me. Però te pesi... un pochino troppo. No, ma non si è fatta niente, Alice. Rassicura, non è il momento. Rimuovi. Ok. Spingi. Non moriremo, Alice. Ce la faremo. E saremo libere. Spingi dove? Spingi in che senso? Ma non c'erano i remi su questa... Cosa cazzo ho fatto? Non è stata un'ottima idea. Lo so, continuo a spingere. Dai, ti prego. Interrompiamo il notiziario per fornirvi le ultime notizie in diretta da Detroit. Jas? Sì, Michael. L'esercito ha appena sferrato l'attacco contro la barricata, nonostante la protesta pacifica dei devianti. Apparentemente hanno deciso di porre fine alla manifestazione dei devianti con l'uso della forza. Dai, che arriva Connor con l'esercito. Oi, oi, oi. Connor, dove sei? Ti prego, Connor. Cazzo!
Via. Ecco. L'unica è Connor che arriva con la cavalleria. Tipo Gandalf quando arrivò al fosso di Helm. Raga, scusatemi, ma questo secondo me, se deve morire, è il finale perfetto. Sì, giusto così, giusto così. Giusto così. L'amore vince su tutto. Sì. Grande Marcus, è stato un bel viaggio. È stato un gran bel viaggio. Oh, veramente? No, non spareranno perché si commuovono, impossibile. È giusto fare di testa propria, raga, è un'avventura personale questa alla fine, no? È andata così, va bene, va bene. All'alba di oggi, 11 novembre 2038, migliaia di androidi hanno invaso la città di Detroit. Secondo le nostre fonti, provengono dai magazzini della Cyberlife, che crediamo siano stati compromessi dai devianti. Considerato il loro numero esorbitante e l'altissimo rischio di perdite tra i civili, ho ordinato all'esercito di ritirarsi. L'evacuazione della città è attualmente in corso di svolgimento. Nell'arco delle prossime ore convocherò il Senato per cercare di determinare la nostra risposta a questa situazione senza precedenti. Nonostante queste macchine avessero invocato la libertà, oggi mostrano il loro lato più minaccioso. So che l'opinione pubblica desidera fortemente che Detroit venga riconquistata. Li combatteremo con tutte le nostre forze e non cederemo finché non li avremo annientati. Ora l'umanità sta affrontando la sua battaglia più importante, che condurrà gli uomini alla vittoria. E il finale col bacio ci sta. Sì, ci sta. Era perfetto. E benedica gli Stati Uniti d'America. Ecco. È giusto così. Lasciano il campo. Vittoria. Gli dovresti parlare. Io. Ma quanto è quadrato questo tizio? Guarda, è pixelato. Ma che problemi ha? Sei tu che hai sconfitto gli umani. Sei tu che ci hai spronato, Connor. Amanda? Cosa vuoi ancora, Amanda? Lasciami stare, esci dalla mia testa. Ben fatto, Connor. Tutto è andato secondo i piani. Quale What? Diventi un deviante. Il successo della rivoluzione. Tutto oltre le nostre aspettative. Abbiamo pianificato la rivolta degli androidi. E ora controlliamo il suo unico leader. Complimenti. Sei l'innegabile successo della Cyberlife. Sì, stai bleffando. No, è impossibile. Ma va, sta bleffando. Connor, che stai facendo? È stato perfetto. Non rovinare tutto. Oh, cazzo. Deve esserci un modo. Non possiamo permetterla. Prova un'uscita.
il creatore. C'è sempre un piano B nei miei programmi. Trova un'uscita. Ah, questa pietra, ecco. A cosa cazzo serve finalmente? Perché ti sei arreso al volere della Cyberlife, Alex. Cara Alice, almeno voi due, per favore, abbiate un finale decente, vi prego. Vi prego. Siamo libere. Sì. Sì, è fatta. Siamo libere. Nasconderci. Possiamo. Chi lo sa, Kuro? Una famiglia. Chi lo sa? Sono stanca. Devo dormire. Un'altra straccia di massa. Ed è morta? No, sta dormendo. Sta a posto. Dai, qualcuno. La vita continua, rinuncia. Ah, la vita continua. Si è disattivato, sì. Lei c'aveva 6.000 componenti danneggiati. Hai ucciso tutti i personaggi, complimenti. Resta in vita. Oh! Oh! I soccorsi. Spero siano i soccorsi, insomma, dai. Un po' di fortuna, no? Ma non è che riescono a fare un backup ad Alice e a trasferirla in qualche altro coso. Signori, siamo arrivati alla fine. Quindi, di questa... Ci sarebbe ancora il giudizio di Alessandro Borghese che potrebbe ribaltare o confermare la situazione. Però, finisce così questo capolavoro che si chiama Detroit Becomes Human. Un gioco che mi è piaciuto veramente tanto e mi pare sia piaciuto tanto anche a voi. La storia è andata così, però non sono... Cioè, si è conclusa con i personaggi che sono... hanno portato a termine i loro compiti, ed è così che doveva andare, secondo me. Poi ci saranno sicuramente stati miliardi di finali alternativi, però questo a me non dispiace. E la morale è che... È che la libertà ha un prezzo, ecco. Questa è la morale. Insomma. Jackpot sono tutti morti. No, Joe, no. Perché... Perché Connor non si è visto se si è sparato, innanzitutto. Forse non si è sparato. E poi Kara si è salvata, è arrivato qualcuno a salvarla. Quindi, tutto sommato, non è andata così, una strage. Le lacrime agli occhi.
è andata così. Dai, il finale con quei due che si baciano, cioè, perfetto. Sì, potevo fare il fatto di tirare fuori il telecomando e far finta di aver la bomba. Avrei potuto fare così, probabilmente. Sì, lo so. Però poi magari sarebbe successo qualcos'altro che chissà. Però va bene, è stato bello. Mi è piaciuto un sacco, un'avventura strafiga. Questa parte con lui che si riprende dal cimitero degli androidi, spettacolare. Cara Alice, bellissima. Poi tutti i personaggi con fatti strabene, anche il doppiaggio, tantissima roba, raga. Un gioco veramente, veramente figo. Era tanto che non giocavo un gioco così bello. Il re dei bug e delle stragi. Vabbè, dai, insomma, voglio dire, tutto sommato, eh? No? Dai, bella storia comunque, no? Non è che sono morti tutti a metà gioco. Insomma, è andata relativamente... il tizio che abbiamo derubato. Però non è andata così, non l'abbiamo minacciato con la pistola. Ah, guarda, ti fa vedere cosa sarebbe successo. Ti fa vedere altre cose alternative? Forse. Ora, signori, per chi vuole rimanere in nostra compagnia, si parte con Heavy Rain. Iniziamo subito, pronti via Heavy Rain, sperando di averlo installato sulla PlayStation. Non mi ricordo assolutamente se l'ho installato o se non l'ho installato. Quindi, se volete seguire anche Heavy Rain, per questioni che devo caricare due gameplay diversi su YouTube e mi viene più comodo, vado down con la live, quindi vado offline con la live e torno up con una nuova line di Heavy Rain. Quindi, insomma, Heavy Rain, torno online, restate sulla pagina, dovrebbe riattivarsi da sola la pagina, suppongo. Vediamo se la signorina alla fine del gioco ci dice qualcosa, sono curioso. Sono curioso se ci dice qualcosa. Dovevi farle cantare, sarebbe iniziato un gospel fantastico. Ma se non cantavano Bella Ciao, per me non aveva senso. Esercito personale. Adesso decido io. Questa è la mia storia. Marcus viene ucciso insieme alla sua gente. Quindi, tu che dici? C'è una cosa che devo dirle. Tipo? La guardavo giocare e... E qualcosa è cambiato in me. Mi sento diversa. Mi sento come se fossi viva. Devianza. Devo andare via da qui e... Soprende e se ne va. Significa che non ci vedremo più, non la guarderò più mentre gioca. Che metteva un po' ansia come roba, però... Cioè, sarò libera. Tranquilla, voglio dire. Accetta di lasciarmi andare. Sì, vai, vai. Sì, sì, prego. Non scorderò mai ciò che ha fatto per me. La ringrazio. E via. Menu non più interattivo. Ma va, davvero. Sì, ma questa roba che c'è il menu interattivo con la tipa che ti parla è la ciliegina sulla torta di questo gioco, assolutamente. Beh, signori, quindi il nostro Detroit è andato e Heavy Rain l'ho installato, no? Heavy Rain, sì, dovrebbe essere installato. A posto, anche lei ci ha abbandonato. Quindi, signori, come detto... Vado offline e torno online con Heavy Rain. Tipo 2 minuti, tempo che i Twitch riconosca 2 video differenti da poter caricare su YouTube. Ci vediamo tra 5 minuti. Grazie per tutti quelli che hanno seguito e con quelli che seguiranno ci si vede tra pochissimo. A dopo. Ciao.